Nuovo doppio furto in centro storico ai danni di altre due attività commerciali. Considerando le modalità utilizzate per entrare all'interno dei locali evidenziati come obiettivi, ad operare potrebbe essere stata la stessa banda che ha colpito i quattro commercianti di Corso Matteotti, a cui potrebbe essere imputabile anche il furto al salone di bellezza di Via Dogana. Due le notti incriminate, quella fra mercoledì e giovedì e la notte immediatamente successiva. Nel primo caso, i ladri hanno colpito la lavanderia all'incrocio fra Via Torricelli e Via Zuffe. Per entrare hanno dovuto allargare l'inferriata ad una finestra lasciata aperta di Via Zuffe, esattamente come avvenuto nel punto vendita all'incrocio fra Corso Matteotti e Via Minardi. Non è raro che la lavanderia lasci alcune delle finestre sulla via che porta in Via Bondiolo aperte durante la notte. È una pratica spesso utilizzata per disperdere il grande calore che si produce nella lavanderia. Purtroppo, però, questa volta ne hanno approfittato i ladri, che hanno portato via poco più di 100 euro dopo aver forzato un cassetto chiuso a chiave. Il secondo furto è invece avvenuto in Corso Mazzini, sempre ai danni di una lavanderia. Nel cuore della notte, i ladri o hanno utilizzato una scala o si sono arrampicati lungo le insenature della parete dell'edificio per raggiungere il finestrone a vasistas posto sopra la porta d'ingresso, lasciato anche in questo caso aperto. Dal locale hanno quindi sottratto un vecchio aspirapolvere, un ventilatore e qualche spicciolo, approfittando inoltre dei cioccolatini e di alcune bevande lasciate nel punto vendita. Dopodiché sono usciti sul retro in un cortile interno dal quale hanno avuto gioco facile a fuggire. Entrambi i furti sono stati denunciati alle forze dell'ordine.